siamo estremamente concentrati in questo momento sul caso Sbelli, che è quello delle plastiche. In realtà il 6 ottobre è stato certificato in Sud Corea con l'ultimo rapporto della IPCC, che è questo grande ente dell'ONU che in qualche modo ha a che fare, in qualche modo studia l'incremento degli effetti dell'incremento di temperatura, è stato visto ed è stato certificato, è stato anche validato con una serie di dati e di modelli estremamente affidabili ormai, anche perché la potenza di calcolo che noi ora abbiamo è estremamente potente, estremamente grande e quindi possibile. È stato visto effettivamente che tutto ciò che si aspettava succedesse tra il 2050 e il 2100 sta per essere, succederà entro il 2030, ossia questo incremento di temperatura entro 1,5-2 gradi succederà nei prossimi 12 anni. Io insegno ecologia all'Università di Palermo, una delle cose di cui si parla sempre è l'incremento di temperatura, che è molto spesso quando ne parlo, onestamente, ne parlo sempre quando si parla degli effetti, ne parlo sempre con grande, nel 2100 quando succederà, o anche l'acidificazione degli oceani, io tutto sommato, con tutto il piacere, con tutto l'affetto per i miei nipoti, però va bene, sarà. In realtà no, io avrò 63-64 anni, la maggior parte delle persone qua dentro saranno in vita, grazie al cielo, tutti quei ragazzi vedranno questi effetti, e questo è estremamente grave, perché in effetti, come diceva il dottor commercialista Marra, c'è una linea d'ombra che in realtà nasconde i veri effetti. Le plastiche, per quanto mi riguarda, sono soltanto un lato più macroscopico degli effetti antropici sui ecosistemi marini. In realtà c'è un'altra cosa, che è questo potentissimo incremento della temperatura che sta portando ad un'alterazione dei processi ecologici, che solamente una visione integrata ed ecosistemica potrà in qualche modo cercare di attenuare. Questo è estremamente importante. La Daniela Avis, che ringrazio per la parola, aveva detto all'inizio che erano quattro dimensioni. Si è scordato un altro concetto, però non ha accennato un altro concetto: il fatto che a mare c'è la contiguità sistemica, che non è una quinta caratteristica, che è fondamentale, perché in realtà ciò che succede da una parte normalmente viene trasmessa, viene trasportata, viene sentita e registrata da un'altra parte, cosa che a terra invece spesso non avviene, perché il trasporto molto spesso è di diversa natura. Questo è un altro degli aspetti importanti che, secondo me, va tenuto in considerazione, sarà una delle sfide più importanti sul come superare in realtà dei problemi serissimi di impatto antropico locale, che in qualche modo si integra con gli effetti globali, regionali, diciamo, di altra scala. È soltanto un voce integrata in qualche modo riuscirà, ma siamo lontanissimi ancora, in tutta onestà, dal capire come un approccio integrato della fascia costiera, della zona costiera, riuscirà effettivamente ad essere una soluzione, come misurare, perché quel problema è misurare le cose, e a mare è difficilissimo rispetto ad altri ecosistemi. Grazie.